Buongiorno, 50.000 calorie challenge. Partiamo da Dunkin. Giuseppina è già pronta. We can order dozin, a box. Dozin, dozina, dozzine. Grazie, servizio. Allora, per quindi un latte, cappuccino, 12 donuts, 28 dollari, qua dici. Un po' caro. Allora ragazzi, questa è la mia preferita, praticamente vaniglia frosted, è solo zuccherata. Poi questa Boston cream, altra vaniglia frosted, questa è con la fragola in teoria, e la glazed pure non è male. Allora, secondo me la tua preferita è la Boston cream. Qual è la Boston cream? Questa qua. A me non piace perché sta, è tipo crema pasticcera. Ti piace la crema pasticcera? Questa è la tua preferita, già. Sì, vabbè, ma te li devi mangiare pure tu, perché hai fatto via due di questi? Ah, fragola mi piace, la crema non mi piace. Quante calorie sono? Una donuts su 250 calorie di base. 250 per 10 già fa 2500. C'è una ragazza, alle ore sono le 9:30 del mattino, per il prosecco. Il prosecco, ragazzi. Allora, dopo che vi ho fatto della ragazza, il prosecco si è stoppata la registrazione, non so perché. Comunque, un americano. Può essere, mi ci ha detto qualcosa quella. Io ho quasi finito il mio latte intanto. Non riesco, però posso dire una cosa. Forse è l'unico cappuccino all'estero che... non è buonissimissimo, però è bevibile. A me la vaniglia frosted rimane la mia preferita. La tua invece, tra tutte? A Boston cream. Questo, ragazzi, lo sapevo, la conosco. Anche la glazed, che era? È tipo quella zuccherata normale. Buonissima. Però a me piace quella. Però io sapevo che la Boston cream, che conosco Giuseppina al meglio. E allora, bacio, facciamo una bella camminata. E poi un hot dog. Okay. Domanda al Grinch se fa gli hot dog. Yeah, domande. Domandaglielo in inglese, però. No. Vai. Grinch? Non si gira, quello le soldi, guarda, fa così, con la fa. Grinch, do you make a dog? What? Do you make a dog? No. Non li fa. Niente dog per loro. Faccio vedere anche un'altra vista del nostro hotel. Cioè, voglio, guardate qua. Madre mia. Non ci interessa adesso, perché? Io sono la vista più bella. Così anche il nostro hot dog. Mamma mia, andiamo, dai, togli. Come di consueto, siamo da Shake Shack. Vabbè, se vuoi farci sapere come sono stufati. Buonissime, sono in estasi. Ora assaggio l'hot dog. Questo è il primo che assaggio in America, raga. Se non è buono, è colpa di Andrea. È buono, do un 8,5, però è simile a quello italiano, però buono. Allora vado ad assaggiare io il mio, che ci ho messo anche il cheddar, ketchup e maionese. Mamma mia, ma questo per me invece non ha nulla a che vedere con l'Italia, dico la verità. Due hot dog, una porzione di patatine, limonata. Io ho dovuto prendere, perché non c'avevano l'acqua, il mio amico latte. Signori, avete pagato? Due dita, 2 euro. 22, vabbè, 20 euro. Mi viene il botto a stomaco solo a vederti. Qua sono proprio americane, eh? No, no. I primi soldi, guarda qua quanto sono belli. 20, 20 box, 40 box, 60 box, 80 box, 100 box. 100 dollari. Come sono? Non si sente niente. No, vabbè. Sono veri, sono veri. Allora, vogliamo prendere un gratta e vinci americano. Which is the best? Everything. No, no. You have to choose. All cash. All cash? Ah, because it's 20 bucks. No, niente. Ok, yes. Yes. 20 bucks for you. Nada for me. And come ce l'ho io la monetina. Ok, thank you. We grat. Che cazzo dici? Vicino alla monnezza, ragazzi, guardate. Che per ricordarci di Napoli. Grazie Giuseppina di averlo ricordato. Ma paf, we lose all the money. Bye bye. Volevamo assaggiare anche una slice di pizza, che cosa praticamente 99 cent, un dollaro. Buona, vai, buona, però sa un po' d'aglio, come di consueto le pizze comunque americane. Un po' e non troppo, quel pizzico forse d'aglio che si sente. Secondo me è aglio, è tipo una spezia tipo... Ma è buona. Eh sì.
È tipo una spezia come l'aglio. Poi Giuseppina ha detto andiamo in un museo. Il museo. Wow. Bellissimo! Quelle sono le donuts, le pizze. Dopo il museo penso sia arrivata l'ora di andare a mangiare qualcosina da Starbucks, che è anche vicinissimo praticamente al museo dove siamo appena stati. Ma che grandissimo questo Starbucks! Giuse, cosa abbiamo? Pizza margherita. Maronna mia. Ora con l'origano non hanno capito che il verde sulla pizza è il basilico e non l'origano, però vabbè. Un cornetto salato, Andrea si è preso il latte e io l'acqua. No, prendi questa con più origano. Ok, sono costretto ragazzi. A te piace? Vai, cin cin. È la classica pizzetta che trovi tipo ai compleanni. È vero? Cioè, è buona. È pure bella lievitata. Questo è buono. No, infatti non ho detto che quella di compleanno non è buona. Però è proprio quella pizzetta. Oggi ho fatto 3 su 3 con latte. Ma come va? Non troppa la pizza? No. Sì, hai ragione. No, no. Qua però col freddo che ci sta pure è perfetto. Ti riscalda il cuore. Tu dovresti già averlo riscaldato. Sentite, povera ragazzi, con la sfoglia. Cioè praticamente ci foglie prosciutto e formaggio, non è ormai. Comunque il problema di qua è che mettiamo proprio burra in quantità industriale. Ci stavamo un posto dove andiamo tipo con gli Ritz a 100.000 calorie, fanno tipo i frullati enormi, tipo i milkshake. La paura, ma non mi ricordo il nome. Cioè tu con gli Ritz in quanti giorni hai fatto la challenge? 4 giorni. E tu con me in un giorno mi fai 50.000 calorie? La metà, in 2 giorni. E ma gli Ritz sono 6? Vabbè, io sono... due tatino. Oggi sì. Dai Giuse, non dire così però, dai. Poi mangiamo insieme quando ci vediamo. Cuciniamo le polpette. Ciao Tati, un bacio. Sei sempre il mio preferito. Quindi ragazzi, a domani. Ciao. Buongiorno. Allora, come ci eravamo detti, stamattina faremo colazione americana. Borse fake? Signori. Oddio, questo chissà come mi sta guardando. Malissimo. Sì. Ok, meglio che non mi giri. Siamo da? Juniors. Come? Juniors. Juniors. Est. Vai, allora dimmi 1950 in inglese. 1950. Sì, però in un altro modo, questo è quello più facile. Cazzo, ne so. Dai. Dai, andiamo. Dai, ti prego. No. Ok. Ah, 1950. Ma va a andiamo. Allora siamo entrati e già vedo tipo di fianco a noi c'è uno che stava mangiando pancake, penso bacon, col cappuccino sopra. Ottimo. Buono, a me piace, non so cosa sta girando, c'è una cosa che poi si mangia. Spero che non sia pancetta che gira con il cappuccino. Questo è il menù, i prezzi sono belli altini. Tipo un toast con bacon, salsiccia e tipo prosciutto, $18. Queste tipo sono le classiche uova col bacon. Questa è la classica colazione americana con uova, bacon, muffin, una salsa e viene tipo $20. Allora capiamo un attimo cosa prendere. Allora Giuseppina, ci siamo? Oddio. Non te le mangiare tutto. No, tutto no. Però guardate qua signori, questo è il French Toast di Giuseppina. Ok, non vogliamo saperlo, quello dovrebbe essere tipo prosciutto. Poi invece abbiamo uova strapazzate, sì. Toast, quelle dovrebbero essere tipo patate, salsiccia e qui tipo il pancake, però questo qua non so cosa sia, forse burro, forse. Io già iniziato a fare un morso. Ok, ottimo. Secondo me nel toast ci va questo. Ma sei seria? Ma guarda, stavo scherzando, che cazzo fai? No, fai assaggiare. No, non ci credo, che sto facendo? Aiuto. Poi dice a me che inzuppo la pizza nel latte. Vabbè che qua il toast col ketchup più sa. Buono, però mi aspettavo tipo così, French toast con le cose dentro. Invece no. Vabbè, buono. Io questo video in ogni pasto, tra l'altro qua è arrivato anche il tabasco, in ogni pasto non mi sono mai fatto mangiare il latte. Ottimo! Questo cos'è? Tè. Allora assaggiamo un po' di bacon con uovo. Questo è proprio americano signori. Ecco qua.
io ovviamente, lo sai, preferisco il dolce la mattina, però non male, ti dico la verità, non mi dispiace. Io sto tagliando questo per te. Comunque col ketchup buonissimo, veramente buono. Questo è tuo. Ah, ok, grazie. E che vuoi da me? Tutto. Come tutto? Tanto qui è... Dimmi se è prosciutto. Non è prosciutto, tipo una cosa affumicata. Godo, allora è mio perché non ti piace l'affumicato. Proviamo qua. Cosa? Mamma mia. Eti, allora questo è tuo pure. Wow, fa paura, eh? Ma è tipo dolce, salato. Allora, cosa mi dai tu? Niente, assaggia questo, Giuseppina, questa cosa sopra il pancake. Che cos'è? È burro. È burro, eh? Ma fa bocca. Ma ah, buonissimo. Qua una salsiccia, signori, tutta per me. Senti che sa? Del mio capo. No, di Houston. Ecco il maple syrup. Guarda qua, ragazzi. Ma ti piace? Maple syrup. Ok, allora lo lascio solo nel primo. Mamma mia, sto godendo! Praticamente qua abbiamo finito tutto. Dove lo fai? Tutorial come mettere una sciarpa, ragazzi. Zitto. Ma stiamo scherzando. Zitto. Ma dove lo fai? Cioè, non lo so. Se la faccio io sembra una scappata di casa. Ma se non mi compri il collo non mi serve. Assomiglia a Giorgini, così fermi tutta la sciarpa. Norma va messa prima o dopo il giubbotto. Chi se sei nata inguaiate. Dai, bella, è meglio. Grande viaggio. Oh, grande fratello. Oh, viva l'America. Hanno fatto poco, oggi. Sicuramente mi farà pagare tanto. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, ciao. Stiamo comunque facendo un giro con Pablo in tutta Central Park. Ci farà vedere i migliori posti. Io ho chiesto la guida in spagnolo perché diciamo che lo parlo molto meglio rispetto all'inglese e capisco molto meglio, anche se questo parla uno spagnolo un po'... Cioè, ti stai insultando, quindi. Pablo, tu eres el mejor. Sí. Bravo, amico. Sei dato dentro. Dopo una passeggiata a Central Park non potevo che mettere qualcosa sotto i denti. Ho preso un corn dog dal paninaro qui, mi ha fatto papà $7 su strunzo, però vabbè, non fa niente. Thank you very much. Yes, diciamo sì, hai fottuto un italiano. Mi ha detto sei italiano. Sì, italiano fottuto, possiamo dire. Il corn dog è un'evoluzione dell'hot dog. Buono, buono. Com'è Giuse? Dillo qui in cam. Cioè, burro a volontà. Ma fa bocca altro burro. Perché mi piace il burro? Un saluto ai trigliceridi. Un saluto al colesterolo cattivo. Un saluto al fegato. Mo che torni in Italia ti devi fare le analisi. No, buonissimo, fratem. Voto 10. Allora Giuseppina, ti ho portato in uno dei posti più famosi dell'America e del mondo in generale, perché qui è stata girata praticamente una scena di Spider-Man dove Peter fa praticamente il fattorino. Siamo da Joe's Pizza. E dopo bacia... No, no, mi sta tolta. Come Giuseppina? No, no, ripeti, che hai detto? E dopo, dopo? Ah, ok. Che praticamente sì, dopo Spider-Man, no, non so se sia poi no, correlata a quella, non credo. Ehi Giuseppina, cosa abbiamo qui? Pizza, io ne volevo di più però. Non ti preoccupare, al massimo facciamo un altro giro. Andiamo a prendere un dolcetto. Va bene, allora qui abbiamo una cheese, una margherita normale, un'altra margherita normale e la peperoni. Che ha detto Giuseppina che sul pizza cosa è successo? Ha toccato il bancone. Il bancone che era molto molto sporco. Ok, quindi si mangia. Si deve togliere. Ah no, pensavo si mangiasse. Ok. Sì, assaggiamo tutte e due la margherita. Eccola qua ragazzi. Vai, spacco, non mi spacco. Giuse, ti imbocco con la peperoni, vai. Ma non c'è il salame qua. Vai, qua. Guarda questo salame quanto è buono. Allora, è tipo un salame dolciastro. Piccante, no, non è piccante. Un po' piccante. Un po' però sì. È buono. Però lo è tipo una diavola. No, è piccante.
Ma cacchio, io non lo sopporto il piccante, non lo sento. Questa qua non tanto mi convince. Guarda che sta la cacata di palumbo, è vero. Proviamo. Allora, provo questa qua con la cacata di palumbo. Eccoli. Proviamo. Ma... Madonna mia, speriamo che non cagano questi piccioni. Ma questa bocciata. Ah, no, no, non sa di strano. Cioè, non voglio dire, capito, che... è tipo... veramente la meno quotata là dentro. Però più croccante. Croccante? Croccante al punto giusto. Ah, vabbè, non è male però, eh? Me l'aspettavo peggio. Ah, c'è una cosa, prendi tu quella e io la peperoni. Grazie. Dolcino è tipo una cheesecake coreo. Giuseppina si è presa una limonata. Proviamo questa cheesecake. Mamma mia, io fa paura. Buonissima. Mamma mia. Madonna come godo. Cara Giuseppina, buonasera. Buonasera. Allora, dopo aver visto quel fantastico panorama, dopo aver visto ancora di più New York, ti ho portato questa volta nel praticamente, sì, sempre a mangiare, uno dei fast food più buoni, iconici, sì, più buoni. No, sei più buoni, non lo so perché non l'ho provato tanto. Quindi lo proviamo insieme. Vai, andiamo, è pollo sicuramente, da quello che si legge. Sì, andiamo. E quindi andiamo, mi piacerà sicuramente. Speriamo che non c'è il burro. Cheat. 10 minuti dopo. No, è buono il burro. Si è fissato questo burro, non ci piace. Comunque ti ho fatto una foto prima in metro, guarda. Eh? Ti ho fatto una foto prima in metro. Già vedo dei bei paninozzi, ovviamente col pollo. Io sicuramente andrò con quello, già mi ha attirato. Mentre dall'altra parte, madonna quanto sono grossi. Ora decidiamo un attimo. Secondo me, guardate Giuseppina, senza che lo vede, secondo me Giuseppina può prendere quello. Forse, non lo so. Allora, Giuseppina ha preso il menù, quindi, prego. Vabbè, belle ste patate. Wow. Le patate a forma di waffle. Vero. La forma di Walter. Alla fine lei ha preso quello che avevo detto io che volevo prendere. Davvero? Ovvero, sì. E non ha preso il... Io pensavo prendessi il... wrap. Il wrap, sì. Ecco, vedi, infatti. La conosco. Questo è tuo? Sì. È perché c'ha il pollo praticamente piastrato. Il mio invece è un po' più zozzoso. Guardate qua. Ma è bello sto bun. L'unica cosa che non mi piace, ho visto quel cetriolo là sotto. Non so se lo vedete, ma lo tolgo. Guarda, il tuo è molto più bello, guarda là. Fossi una cosa, se non ci fosse quello là grigliato, cioè il pollo grigliato sarebbe perfetto. Dove il pollo perché è mio, è perfetto come me. Allora già fa sta operazione, no? Già qua sto cetrone in merda. Cin anche a te, cara. Ho fatto la scelta sbagliata, lo sai perché? Perché ho preso il ketchup e poi ho messo pure i pomodori. Comunque posso dire una cosa? No. Il bacon da Shake Shack è imbattibile. Vedi, l'ho migliorato, ma il panino. Ci ho tolto praticamente la roba salutare e ci sto mettendo la roba che non ci trovi mai. Ecco qua, ragazzi, alla fine il mio. Mamma mia. Devi assaggiare questo qua perché il pollo questo qua fa paura. Sì. L'ho grigliato, secondo me... Fammi assaggiare. Vai assaggiare il mio? Proviamo. Secondo me il mio è vero. Manca a te non è male, eh. È più salutare forse il tuo. Sicuramente. Vabbè, erano comunque 1000 calorie, eh. Non sento il burro. Abbiamo vinto. Però Shake Shack. Hai vinto. Ma a che costo? C'è una vita in America, diventeremo grassi. Anche se qua io l'ho visti, ci sono i posti salutari. Io non l'ho visti. Ma sono tutti vuoti questi posti. Comunque sei partita prima tu e ho finito prima io. Ma a me era bello forte. Dopo. Finita le mie patate. No. Poi ho detto, tu non volevi le patate. Ma 4 ne ho prese. Ah. 4 o 5 ne ho prese. C'è solo 4 le ho messe nel panino. Buonanotte Giuseppina, pomidoro. Buongiorno raggio di sole. Buongiorno Merito. Eccoci. Oddio. Un'altra grande colazione. Sì, oggi penso che a pranzo non mangeremo però. Anche perché aspettate che dopo c'è una sorpresa enorme. La posso pure già far vedere. Sarò di fronte un qualcosa. Lo faccio vedere? No, dopo. Ok. Dopo mangiare. Allora, noi intanto faccio vedere. Allora ragazzi, questo è un mega waffle con di fianco il maple syrup, ovvero sciroppo d'acero, Nutella e panna. Mentre Giuseppino vende la salata con bacon, uova stramazzate, tosse come ieri praticamente. Sono proprio un'ingorda. L'americana basta. Ah, non hai fatto vedere questo.
chi su maglio. Diamo inizio alle danze. Sì, allora mettiamo la Nutella. Wow! Oh my god! Ma spalma, aspetta. Oh my god! This is wonderful! E il maple syrup lo posso mettere tutto, cuore? Quasi non tutto. Tutto. No, non esagero. Questa insalatina è fantastica. Dove? Che senso ha con tutto questo? Ok, basta. No, che cazzo dico ancora? Basta. Questo era solo dal tuo lato. Ma tu hai detto, va bene. Basta, basta. Allora, un pezzo di bacon a te e un pezzo di bacon a me. Assaggia questo intanto, eh? No, ma mo è senza il... niente. E dopo, dopo. Io assaggialo, vai. No, mamma mia, quanto è soffice, vai un sovaffo. Le uova qui sono molto più buone. Facciamolo vedere, ragazzi, il nostro bambino. Il mostro finale, ragazzi. Milkshake all'oreo. Oddio. Come si mangia il nostro? Non lo so. Mamma mia, vai. Mamma mia, questo quante calorie? Boh, oggi comunque la nostra ha 50.000 calorie, non vi dice qui. Nel senso che magari il video quando finisce non avremmo mangiato sicuramente 50.000 calorie. Però, visto che saremo qui anche per il Natale, sulle mie storie Instagram vi faremo vedere cosa andremo a mangiare ogni giorno. Quindi 50.000 calorie mangiamo. Ragazzi, mentre noi ci siamo scambiati il piatto, vi esortiamo a lasciare un mi piace, perché ci sarà anche un ultimo video che riguarda il Natale. Quindi Giuseppina, fai tu l'altro, come di consueto. E quindi lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci rivediamo ad un prossimo video. Bella ragazzi.